Focus, oggi il secondo speciale che dedichiamo al Parkinson, di cui ieri, come sapete, si è ricordata la giornata mondiale. Con questa malattia rilevabile da due segnali molto precoci, l'epilessia o la perdita dell'udito, ma anche attraverso un semplice test dell'occhio da un assottigliamento della retina che potrebbe anticipare la comparsa del morbo di Parkinson. Risiederebbe infatti negli occhi la spia che potrà diagnosticare precocemente la malattia neurodegenerativa che solo in Italia colpisce 250-300.000 persone. Al momento non esiste una cura per il Parkinson, ma prima viene diagnosticato meglio può essere tenuto sotto controllo. Questo è il motivo per cui le ultime ricerche svolte in Corea del Sud fanno ben sperare. Infatti una ricerca condotta dal Seoul Metropolitan Government Seoul National University Medical Center, pubblicato online su Neurology, parte dal presupposto che le persone con questa patologia perdono gradualmente le cellule cerebrali che producono la dopamina, questa sostanza, ecco qui la notizia che vi facciamo vedere, che aiuta a controllare il movimento, per cui l'assottigliamento della retina sembrerebbe legato alla perdita di quelle stesse cellule cerebrali. Questo studio coreano ha coinvolto 49 volontari dell'età media di 69 anni cui la malattia di Parkinson era stata diagnosticata 2 anni prima ma che non avevano ancora ricevuto cure. Una volta messi a confronto con 54 individui sani di pari età, il ricercatore ha eseguito un esame oculistico completo su ogni partecipante. I risultati hanno suggerito che il Parkinson non solo uccide i neuroni produttori di dopamina, ma assottiglia anche la retina dell'occhio, in particolare i due strati interni. In pratica, retine oculari più sottili corrispondono alla perdita di cellule cerebrali che producono dopamina. Negli individui con Parkinson, lo strato più interno della retina aveva uno spessore medio di 35 micrometri, mentre nei soggetti sani misurava 37. Forse la cosa più importante è che le misurazioni corrispondono anche alla gravità della malattia. Per esempio, le persone con più assottigliamento della retina mostrava anche i sintomi più gravi di Parkinson disease. E c'è di più, la diagnosi precoce del Parkinson con un tampone nasale prima che i sintomi e i danni al cervello tipici della malattia facciano la loro comparsa. È la promessa che arriva da uno studio sulla rivista Brain, secondo cui, eccola qui la notizia che abbiamo trovato e vi facciamo vedere, nel naso delle persone a rischio di sviluppare la malattia sono presenti già decenni prima dell'esordio accumuli di una proteina nota per essere collegata al Parkinson, la alfa-sinucleina. Lo studio è stato condotto tra Italia, Austria e coordinato dall'Università di Verona. Il Parkinson, che è la più diffusa malattia neurodegenerativa, è caratterizzato da problemi del movimento dovuti a morte progressiva di neuroni avvelenati dall'accumulo di questa alfa-sinucleina. Sono attualmente in studio diversi farmaci sperimentali che bloccano la formazione di questi ammassi. L'ideale, quando questi farmaci si renderanno disponibili, sarebbe disporre di un esame diagnostico precoce in fase presintomatica, in modo da iniziare subito le terapie e fermare sul nascere o almeno rallentare molto i danni neurali della malattia. Ed è qui l'idea di un test non invasivo basato su un tampone nasale come quello per il coronavirus, insomma, per pararci chiaro. Nel caso del Parkinson, il tampone va alla ricerca di accumuli di alfa-sinucleina nel naso e in questo studio gli esperti hanno eseguito un tampone nasale su 63 soggetti sani, ma con un disturbo del sonno noto per essere associato alla comparsa del Parkinson negli anni a seguire. Lo stesso tampone è stato eseguito poi su 41 pazienti con il Parkinson e 59 sani. Ebbene, il 44% dei soggetti a rischio, il 46% dei già ammalati e il 10% del gruppo di controllo sono risultati positivi al tampone. E gran parte dei soggetti di questi ultimi aveva anche disturbi dell'olfatto, altro segno precoce del Parkinson. Secondo gli esperti, il tampone positivo nel 10% del gruppo di controllo potrebbe addirittura indicare che quei soggetti a loro volta si ammaleranno di Parkinson negli anni a venire. Il prossimo passo sarà dunque seguire nel tempo il campione in studio per vedere chi si ammalerà e convalidare il tampone su un gruppo più ampio di individui. E siamo sempre sul nostro speciale 2 del Parkinson. C'è l'ipomimia. Ipomimia è la riduzione delle
espressioni della faccia e dei facciali, un sintomo iniziale classico del Parkinson. Esiste infatti una correlazione tra la ipominia, cioè la riduzione delle espressioni facciali, ed il morbo di Parkinson, una patologia caratterizzata da tre fattori associati, come sappiamo, il tremore, la rigidità e la bradicinesia, cioè il rallentamento dei movimenti. L'ipomimia è la riduzione, come vedete in questo fumetto, delle espressioni facciali, sia spontanee che volontarie. Emerge da uno studio chiamato COPPADIS, un acronimo di Court of Patients with Parkinson's Disease in Spagna, pubblicato anche su PubMed. Ecco qui la notizia che abbiamo trovato, noi ci documentiamo sempre per sostenere la notizia, condotto in Spagna nel 2015 su circa 800 pazienti affetti da Parkinson. E l'analisi dei dati mostra un'associazione molto stretta tra la gravità dell'ipomimia, cioè dell'espressione, e i parametri del linguaggio e anche della bradicinesia, unitamente alla gravità dell'apatia e alla disfunzione di diversi sistemi cerebrali coinvolti nel controllo motorio e nel riconoscimento, nelle integrazioni, nella espressione delle emozioni attraverso, vedete, gli occhi, le espressioni facciali. In sostanza, l'ipomimia nel Parkinson va interpretata non come un sintomo motorio, ma come la conseguenza di un deficit multidimensionale, dunque un sintomo in cui convergono aspetti sia motori che non motori. E torniamo con un'altra scoperta, sempre sulla retina, torniamo sulla retina, sul legame tra Parkinson e retina oculare, in cui si cela il segreto per la diagnosi precoce del Parkinson, fino a 7 anni prima, attenzione. Dunque le scansioni dell'occhio possono rilevare i primi segnali d'allarme per determinate condizioni, incluso anche il Parkinson. Le immagini ad alta risoluzione della retina svolgono un ruolo di routine nella cura degli occhi ed esiste un tipo di scansione 3D in grado di produrre una sezione trasversale della retina con dettagli davvero incredibili. I ricercatori di due importanti ospedali di Londra, l'Institute of Ophthalmology e il Moorfield Eye Hospital, hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per il movimento delle malattie neurodegenerative, che potrebbe essere effettuata attraverso un modo non invasivo, a basso costo e più rapido, una scansione oculare che potrebbe aiutare a identificare soggetti con Alzheimer o sclerosi multipla, persino la schizofrenia o anche la malattia del Parkinson, fino, pensate, a 7 anni prima della diagnosi. E trovare segni di una serie di malattie prima che emergano i sintomi significa, lo sappiamo bene, che in futuro le persone potrebbero avere il tempo di apportare modifiche allo stile di vita per prevenire l'insorgere di alcune condizioni, e i medici potrebbero ritardare l'insorgenza e l'impatto di questi disturbi neurodegenerativi. E la ricerca va avanti sul Parkinson, sull'impianto spinale nel basso schiena, per consentire ad una persona che ha già il Parkinson di riprendere a camminare, perché spesso il Parkinson impedisce proprio con la sua bradicinesia, con il rallentamento dei movimenti. Dunque una persona affetta dal Parkinson in una forma già avanzata è tornata a camminare in autonomia grazie ad un innovativo impianto spinale. La ricerca guidata dall'École Polytechnique Fédérale di Lausanne in Svizzera apre la porta a sogni che si possono avvirare. Infatti l'impianto sperimentale fornisce una stimolazione elettrica al midollo spinale, migliorando, questo signore che vedete qui è la persona operata e che si muove adesso, fornisce stimolazione elettrica al midollo spinale, migliorando in modo sostanziale la mobilità di un uomo affetto da una grave forma di Parkinson, e gli effetti del trattamento durano ormai da 2 anni. La tecnologia consente in particolare all'uomo di camminare in modo fluido e di spostarsi sul terreno senza cadere, cosa che ormai non poteva più fare prima del trattamento. Ed il morbo di Parkinson è infatti una malattia neurodegenerativa che provoca movimenti incontrollabili e difficoltà di coordinazione che peggiorano nel tempo. Non è il primo lavoro in questa direzione. La stimolazione del midollo spinale con un impianto chirurgico che fornisce impulsi, vedete, questa è la cavia a cui
che praticamente precede sempre questo lavoro, precede sempre quello sull'umano, fornisce impulsi di elettricità a regioni del midollo spinale. È stata tentata anche in passato per attivare circuiti neurali disfunzionali, ma i risultati prima erano spesso modesti, di breve durata, oppure incoerenti, perché l'impianto era generalmente posizionato sulla colonna vertebrale superiore e media per modulare le informazioni sensoriali dirette al cervello. Questa piccola, minuscola neuroprotesi è stata invece impiantata, vedete qui il fumetto che lo imita, nella parte bassa della schiena, sopra il midollo spinale lombosacrale, in questo, cioè nel basso schiena, insomma. In questo modo la stimolazione attiva la rete di neurone che corre tra midollo spinale e muscoli delle gambe. L'impianto è stato al momento testato su un unico individuo, che quindi non sappiamo ancora se l'approccio funzionerà anche per altre persone affette dalla malattia, ma questa ovviamente è una speranza. E veniamo ad un'altra scoperta davvero straordinaria legata al Parkinson e a chi è affetto da una forma ormai avanzata. Un ragazzo indiano di 17 anni ha inventato il cosiddetto cucchiaio intelligente. Che cos'è? È capace di compensare i tremori e le difficoltà di assumere cibo, che di solito si verificano, sono le cose più scoccianti, più seccanti, fastidiose per chi è affetto da Parkinson. Dunque Harav Anil, questo è il nome del 17enne indiano di Bangalore, con la passione ovviamente per la informatica, per la robotica, ha prodotto un utensile molto economico che utilizza sensori per annullare questi tremori della mano. Questo cucchiaio può risultare molto utile per chi soffre il morbo di Parkinson, e tutto è cominciato quando ha visto suo zio fare fatica a mangiare. Un po' di cibo gli usciva dalla bocca, il resto gli schizzava sui vestiti, insomma. Ed allora il ragazzo ha deciso che non poteva stare a guardare e quindi si è chiuso nella sua stanza con microcontrollori, sensori, motori e una stampante 3D, e ne è nato un prototipo di cucchiaio intelligente. I sensori del cucchiaio a batteria rilevano, vedete qui questo signore che non riesce a mangiare, non riesce a mettere il cibo in bocca, rilevano le scosse da un lato e attivano il movimento dall'altro, annullando di fatto le oscillazioni per mantenere il cucchiaio stabile. Quando il progetto del cucchiaio intelligente ha vinto il primo premio nella categoria Innovatori del Futuro alle Olimpiadi Mondiali di Robot del 2022 in Germania, Harav Anil si è sentito incoraggiato a realizzare il prototipo. E il cucchiaio intelligente non è del tutto originale. Un paio di aziende statunitensi vendono qualcosa di simile. Ecco, vedete che qui invece riescono a mangiare, perché appunto il cucchiaio compensa il tremore della mano, lo imita il contrario, insomma. Avevano prodotto qualcosa di simile, ma il loro costo superava i $200, 164 sterline, che Harav sa essere inaccessibile per la maggior parte degli indiani. Allora ha stimato che il suo cucchiaio invece costerà circa 80, perché vedete il cucchiaio con uno, diciamo, un meccanismo all'interno, nella parte, nel manico, che costerà poco, di meno, $80, e quindi lui passa la maggior parte del tempo libero a lavorare ai suoi progetti economici. La sua ambizione è che ogni famiglia con un malato di Parkinson abbia il cucchiaio intelligente, in maniera che possa recuperare la propria dignità a tavola. E sul Parkinson c'è una scoperta shock delle università americane. La causa sarebbero le tossine ambientali e i pesticidi, e come per esempio il glifosato. Sì, proprio il glifosato, quello contro la cui riduzione questo governo ha votato contro la proposta europea. Ricordiamocelo sempre che noi non potremo per i prossimi anni ridurre questi pesticidi a causa del governo italiano, il governo olandese, il governo, mi pare, un altro governo nordico, che ognuno dei quali aveva un motivo per dire no alla riduzione del glifosato e alla sua, diciamo, la sua riconversione verso pesticidi
ecosostenibili, cioè diciamo che rispettosi dell'ambiente. Quindi non si farà per il momento nulla, una sconfitta per noi invece che amiamo l'ambiente e la salute dei cittadini. Dunque le tossine ambientali, sempre più riconosciute come un importante fattore di rischio per lo sviluppo della malattia di Parkinson. Si ritiene che la crescente incidenza della malattia sia parallela alla crescente industrializzazione e alle esposizioni associate a tossine ambientali. Da studi nella Rochester University, nella Barrow Neurological Institute di Phoenix in Arizona, è stato dimostrato che le tossine ambientali, ecco qui la notizia che vi facciamo vedere, abbiamo trovata e documentano il nostro parlato, innescano infiammazioni, danni mitocondriali e stress ossidativo. L'esposizione ai pesticidi è stata a lungo collegata al morbo di Parkinson e i pesticidi sono associati alla neurotossicità in diversi modi. Il paraquat, il rotenone, l'agente Orange, il tricloroetilene, il glifosato sono solo alcuni dei tanti colpevoli identificati attraverso studi epidemiologici come tossine che aumentano il rischio di Parkinson, in particolare tra coloro che hanno esposizioni professionali come i lavoratori agricoli. I pesticidi compromettono l'integrità della barriera intestinale portando a infiammazioni intestinali e sistemiche e ciò si traduce in un accumulo di alfa-sinucleina mal ripiegata e neurodegenerazione. Un ulteriore meccanismo di neurotossicità separato dall'infiammazione comprende la produzione di radicali liberi che causano poi danni cellulari diretti e influenzano la rimozione neuronale delle proteine danneggiate o degradate, aumentando ulteriormente il danno cellulare. Un'altra importante eziologia ambientale per una moltitudine di problemi di salute è il particolato fine associato all'inquinamento atmosferico. Ed infine una scoperta inquietante, dalle nano e microplastiche nel sangue, attraverso l'acqua che beviamo, fonti alimentari, ci sono riflessi e cambiamenti anche nel cervello associati al Parkinson. Da quando è stata prodotta per la prima volta, ricordate, cioè, molti di noi se lo ricordano, all'inizio del XX secolo, la plastica sintetica, in particolare gli imballaggi in plastica, è stata una presenza costante, la plastica, nella vita di tutti i giorni. Questi minuscoli frammenti di plastica contaminano l'acqua, le fonti alimentari, possono entrare negli esseri umani, in altri organismi viventi. In effetti i ricercatori hanno scoperto che minuscole particelle di plastica possono essere trovate nel sangue della maggior parte degli adulti testati. I ricercatori hanno dimostrato che le nanoplastiche presenti nell'ambiente possono interagire sempre con quella alfa-sinucleina, quella benedetta proteina che si trova in ogni cervello dove svolge un ruolo nella comunicazione, un ruolo determinante nella comunicazione delle cellule nervose. E il team ha utilizzato nanoparticelle di polistirene, un materiale comunemente utilizzato per produrre articoli come i bicchieri e i bicchieri di plastica. Hanno scoperto che si legavano strettamente all'alfa-sinucleina e le facevano formare grumi tossici simili a quelli osservati nel morbo di Parkinson.